Gabriele, siamo in diretta e vediamo soltanto. Eccoci, eccoci. Vabbè, buonasera, siamo qui per un episodio speciale, un episodio spin-off di Semi Boomer, così tanto speciale, mi tolgo subito la maschera, mi smaschero, che non ha avuto neanche la sigla. In realtà l'occasione di oggi è quella di partecipare come team di Facets, alla Notte dei Ricercatori, che chiaramente per le contingenze che tutti conosciamo si tiene in questa modalità un po' dislocata e rilocata online. Questa è una specie di sala d'aspetto, Gabriele, cioè qui siamo io e te, diciamo come anfitrioni, come colonne d'Ercole, e in mezzo a noi vedete questa Gioconda con la mascherina, che in qualche modo convoglia, se vogliamo, simbolicamente alcuni degli argomenti di ricerca che hanno a che fare con Facets. Facets, Faces Technologies, scusatemi, Faces Aesthetics in e-Technological Societies, è un progetto ERC guidato come PI dal professor Massimo Leone, che sarà qui con noi fra poco, che però diciamo, convoglia in sé un nutrito gruppo di ricercatori, peraltro molto interdisciplinare, a matrice semiotica, ma non solo. Avremo modo di esplorare oggi questo progetto assieme. Come vedete, c'è un grande spazio sulla fronte, che è una fronte particolarmente alta, quella della Gioconda, su cui scorreranno i commenti di chi vorrà intervenire per farci domande o fare osservazioni. C'è una tradizione in Semio Boomer, cioè la prima cosa che chiediamo solitamente ci si sente, quindi se qualche commentatrice o commentatore volesse confermare anzitutto ciò, oltre al tuo spera e basta, potrà farlo nei commenti e ci sarà senz'altro d'aiuto. Gabriele, buonasera. Vi si sente? Vedo che vi si sente. Conferma. Ottimo. Ciao Bruno, ciao a tutti. Oggi puntata iper speciale, fuori programma, in jam session di Semio Boomer. Ospitiamo il progetto che in realtà ospita noi due. Sì, vabbè, tu hai detto in realtà tutto. La cosa secondo me divertente è che oggi sostanzialmente parleranno praticamente tutti i ricercatori coinvolti dentro questo Quasi, progetto, quasi tutti. tranne una nostra collega e amica che salutiamo, che ci segue in contumacia, Elsa, poi tutti gli altri ci saranno, e quindi faremo una specie di, come dicono Fica e Repicone, un cabaret non di pasticcini, ma di pillole sulla semiotica del volto, però appunto facendo vedere che questo gruppo di ricerca si occupa di tante diverse sfaccettature di questo argomento, anche con delle specificità disciplinari che tra l'altro caratterizzano proprio il primo dei partecipanti a questa sorta di round table, cioè Marco Viola, che è un filosofo. Che è un filosofo, sì, ma avremo modo di. Che è un filosofo che ha avuto questa idea prima, ci ha pensato prima che fosse famoso, come succede ogni tanto, cioè l'idea delle mascherine trasparenti. Insomma, noi sappiamo che uno dei temi molto rilevanti rispetto alle culture del volto contemporanee è chiaramente quello della mascherina, che ci ha richiesto di ripensare molto al nostro volto come dispositivo comunicativo, e Marco è uno di quelli che ci ha pensato non solo in via teoretica, ma anche in via pragmatica o pratica. Giusto per fare diciamo, gli anfitrioni in maniera diciamo, opportunamente degna, Facets, dunque, come dicevamo, è un progetto ERC che studia in qualche modo il senso del volto, che abbiamo definito come probabilmente il più importante dispositivo comunicativo della storia umana. Ma lo fa con uno specifico focus sulle culture visive contemporanee. È un progetto quinquennale, ogni anno è diviso in quelli che tecnicamente si chiamano work packages, ma che in realtà sono, diciamo, dei settori più o meno ampi entro i quali noi siamo chiamati a fare ricerca e riflettere, ma anche a una parte molto significativa di quantitative analysis, vero? Vero, Gabriele? Sì, scusami, stavo controllando se tutto era a puntino sul nostro Facebook. Sì, diciamo che l'idea è provare ad esplorare questo tema che forse, data la sua estrema e autoevidente visibilità, rischia di essere un po'
non correttamente, non perfettamente passato al vaglio dell'analisi semiotica, cioè tutto sommato è così sotto gli occhi di tutti il volto in quanto dispositivo comunicativo che non c'è una tradizione così ricca, consolidata di studi, specialmente nell'ambito che è nostro. Ci sono un sacco di riferimenti importanti, delle tracce, dei precedenti, però insomma la sfida è in qualche modo di andare, come sempre la semiotica cerca di fare, non di andare contro, ma insomma di verificare quello che il senso comune ci racconta riguardo appunto questo che tu hai correttamente definito come il dispositivo comunicativo più importante, più ingombrante Più anche nella storia ingombrante. della comunicazione umana. E appunto quindi l'anno che appena no, ma che sta per volgere al termine, ha affrontato il rapporto tra volto e ambiente digitale, testualità digitale in maniera più, cioè diciamo, il focus è stato su quello. L'anno che si apre si concentrerà sulle culture del volto, in qualche modo con una sfumatura più antropologicofila, diciamo. Quindi prima il supermoderno, l'ipermoderno, l'ultramoderno, il postmoderno e poi in qualche modo una disamina delle tradizioni, delle radici, È il bello della diretta, come dicono. era un glitch anche questo, anche se non Esatto, era digitale. un glitch. Senti, a proposito di glitch, noi diciamo costituiamo i glitch formalizzati del progetto di ricerca. Forse è il caso di convocare anzitutto chi questo progetto di ricerca l'ha avuto, l'ha avuto come epifania, cioè l'ha pensato, ne ha avuto l'agnizione. A questo proposito facciamo questa operazione molto complessa tecnicamente, ma che in realtà in una retorica della trasparenza sembra molto facile, cioè facciamo rip, esatto, abbiamo fatto un cambio di scena che vedrete a breve, e chiamiamo ad attivare il microfono e rendiamo visibile appunto il professor Massimo Leone. Massimo, buonasera, ci senti? Vi sento perfettamente. È Ciao un Massimo. piacere ritrovarvi, davvero un piacere. Eccoti. Se ti stai osservando anche su Facebook, saprai che ci sono mediamente un 20 secondi di ritardo rispetto a quello che avviene, cioè all'ontologia nostra e all'ontologia su Facebook, ma è tutto in norma. Hai voglia di raccontarci un pochino questa agnizione, cioè un giorno ti sei alzato e hai detto, ma bisognerebbe studiare i volti. Ma innanzitutto vi ringrazio, cioè ringrazio te, Bruno Surace, professor Bruno Surace, e anche Gabriele Marino, professor Gabriele Marino, perché sono stati essenziali nell'organizzazione di questo evento. E poi ovviamente ringrazio anche molto l'Università di Torino per aver messo a punto il contenitore generale della notte dei ricercatori. E poi ringrazio tutti quelli che parteciperanno, cioè oramai i colleghi, ma anche gli amici, le colleghe, le amiche di Facets. Ma io sono molto fortunato perché per tanto tempo ho cercato il tema della vita, no? Il tema che in qualche modo mi definisse in quanto ricercatore, e ne ho esplorati diversi, però forse come in altre occasioni, non so, quando si incontra il partner della vita o quando si incontra la casa della vita o la città della vita, si ha un momento di particolare, diciamo, sussulto, ecco. Una sorta di agnizione, come tu hai ben sottolineato, un'epifania, e quindi devo dire che dopo tanto ricercare, dopo tanto peregrinare fra temi, metodologie, eccetera, eccetera, alla fine il tema della vita ce l'avevo davanti a me, cioè ce l'avevo allo specchio ogni volta che mi ci guardavo. Ma come ha sottolineato bene Gabriele, spesso capita con dei temi che sono così alla portata di tutti, sono così evidenti, che poi forse un po' spaventano, no? Perché sono troppo vasti, troppo, o forse semplicemente diventano delle abitudini, no? Non vengono più problematizzati. Quindi, poi ci sono altre vicende, insomma, più biografiche, personali, che mi hanno portato a
a concentrarmi su questo tema. Ma voi non sapete, cari amici, cari amiche di Facebook, di Facets, ma anche di Facebook, che oggi ricordo esattamente 2 anni dal momento in cui io ricevetti questa lettera molto importante per la mia carriera, ma direttamente anche per le vostre, in cui IRC mi comunicava appunto della sua volontà di finanziare questo progetto, no? E fu un giorno particolare, perché la mattina ricevetti questa lettera e la sera ebbi un incidente stradale abbastanza calamitoso, da fermo, no? Un furgone mi entrò dentro la macchina, dovettero portarmi in ospedale ad Aosta. Insomma, ed era, però fu interessante, perché in realtà fui colpito da un furgone che era guidato da un signore che era ubriaco sotto l'effetto di droga, e che portava in questo furgone delle persone che volevano passare la frontiera. Pensate come è cambiato adesso il mondo, no? Come, cosa sono diventate le frontiere anche per noi. Questo per dire che bisogna essere sempre molto sensibili a questi incroci, secondo me, tra vicende personali e temi della ricerca. Questo tema della ricerca è nato da alcune esperienze biografiche legate al volto, in particolare al volto di persone, diciamo così, scomparse, per quanto riguarda la mia vita. Poi è diventato un tema di ricerca, e io sono stato molto fortunato, anche perché a questo tema di ricerca poi hanno cominciato a lavorare altre persone, cioè tutte le persone che interverranno oggi si sono ritrovate in questo tema, e ognuna si è ritrovata nel proprio modo, con il proprio stile. Quindi, diciamo, al contrario che nel passato, no? Pensate alle grandi scuole di semiotica in cui si condividevano delle metodologie, noi stiamo condividendo in realtà un oggetto, no? Un tema. Questo forse è anche più divertente, perché ci permette di essere molto aperti, di avere dei filosofi della scienza fra di noi, di dialogare con gli artisti. Ma ecco, questa mia fortuna risiede anche in questo, cioè di essere stato accompagnato e di essere ancora accompagnato da ricercatori e ricercatrici che si sono ritrovati in questo tema. E questo è una grande soddisfazione, insomma, fa sentire molto in ottima compagnia. Poi però c'è un momento per tornare da questa ricerca di nuovo verso la biografia, la società, no? Pensate a tutto quello che è successo ai nostri volti nell'ultimo anno quasi, no? Mascherine, volti sempre più in digitale, e quindi anche questo è diventato il nostro tema di studi, nonostante ovviamente non fosse affatto presente nella progettazione iniziale di Facets. Ho parlato troppo a lungo, mi dispiace, sono stato un po' lungo e anche un po' emozionato, devo dire, perché comunque parlare di questi inizi, questi esordi con delle congiunture astrali strane, insomma, anche questo fa parte della ricerca, no? La notte dei ricercatori, che è qualcosa che si apre anche al pubblico più vasto, forse ci permette di parlare anche di questo, cioè che le nostre biografie non sono gli articoli, le monografie, questo magari lo nascondiamo o lo lasciamo soltanto intravedere. Massimo, diciamo che è interessante proprio perché non si ha l'idea dell'oggetto della ricerca come una cosa calata dall'alto, ma come invece di qualcosa che ha a che fare in realtà con il nostro cambiamento dei connotati, per rimanere sul discorso molto facciale. Tra l'altro noi fra semiotici sappiamo che il connotato è già un altro tipo di cosa a livello concettuale, ma evidentemente qualche cosa ha cambiato i tuoi connotati e ti ha portato a riflettere sui connotati. Gabriele, perché me ne sono uscito con i connotati? Non lo so, volevo forse connotare il discorso di Massimo. Sì, volevi mettere questo strato secondo di senso a un sistema di senso già fatto e finito, ma se tu sei d'accordo, potremmo, come dire, passarci la staffetta in questa cosa e introdurre già il nostro successivo micro speaker o
Ma sì, direi di sì, fra l'altro Massimo lo ha en passant già menzionato, poi Massimo può rimanere nei paraggi, ecco, in questa specie di talk Sì, show io vorrei insomma all'americana. ringraziarvi di nuovo e poi vi ascolterò adesso con molto piacere perché insomma l'anima di FACET siete voi, ricercatori, ricercatrici di questo progetto, quindi lascio subito la parola, il tempo, lo spazio e sarà un piacere ascoltarvi. Avatarizzati. Avatarizzati Massimo, grazie mille. Allora, mentre tu ti avatarizzi, io faccio un'operazione molto brutale, cioè ti escludo dal nostro orizzonte visivo. E allora, Gabriele, chi stiamo per chiamare all'appello? Sì, ovviamente tutta questa cosa è studiata, è studiatissimo anche il fatto che oggi notte dei ricercatori fatta di giorno e in digitale fosse l'anniversario di FACETS, eccetera. E quindi è studiatissimo il passaggio dal tema del volto in quanto tale, no? Il volto per noi è più o meno questa roba qua, e di questi tempi però non è più questa roba qua, e quindi quale dispositivo più potente, più simbolico, ma anche non so, più simbolico, diciamo, più indicale in questo caso, più indicale, più indicato per parlare del volto di questi tempi, se non la maschera e nello specifico la mascherina. Tra l'altro, questa è una cosa che... come dire, ci possiamo giocare in questa sede perché è molto divertente ma molto vera, cioè quale disciplina e prospettiva che studia il linguaggio e il senso, soprattutto nel momento in cui il linguaggio e il senso vengono utilizzati per mentire, come dice la famosa citazione di Umberto Eco dal trattato del 75. Quindi se la semiotica è tutto ciò che studia tutto quanto può essere utilizzato per mentire, probabilmente una semiotica del volto non studia tanto in prima battuta il volto, ma studia la maschera. Quindi, diciamo, il volto mentito, il volto tradito, modificato, eccetera. Quindi, introduciamo di fatto il primo dei cabaret di pasticcini semiotici e non semiotici di oggi. Niente, mi è piaciuta questa espressione, la utilizzerò, scusatemi. Che è Marco Viola, che è un filosofo, che io personalmente, ma credo anche tu, Bruno, abbiamo conosciuto sostanzialmente grazie a questo progetto, che è molto giovane, molto bravo, si occupa di cose molto, molto fighe, anche in realtà. Secondo me molto interessanti, molto divertenti per noi perché comunque con un loro specifico, cioè si occupa di cose diverse da quelle di cui ci occupiamo noi come semiotici, e questa secondo me è una cosa bella perché ci incontriamo a metà strada, poi magari abbiamo anche qualche baruffa epistemologica e poi siamo tutti più arricchiti, per usare sempre termini da bacio Perugina, questa cosa l'ho inaugurata ieri. Comunque mi taccio e Marco, vai. benvenuto. Marco, benvenuto. Ti vediamo, cioè presumiamo che quelle rimanenze che ci sono in movimento dietro a un sistema di doppio mascheramento siano te. Come stai, Marco? Buongiorno Bruno, buongiorno Gabriele, grazie per credere che io sia Marco. Come volevo dimostrarvi in questo modo ridondante e che Bruno ha colto, perché oramai ha intuito il mio gioco, uno non ci pensava mai veramente alla faccia, finché non gli capitano due cose. La prima è che vince un assegno di ricerca dove gli dicono adesso ti occupi di faccia, e lui si accorge di colpo che si era già occupato di faccia perché si occupava di emozioni e la storia delle emozioni e della loro espressione è soprattutto una storia di facce. E il secondo motivo è perché la faccia è una di quelle cose che noi diamo per scontato perché le vediamo sempre, tutti i giorni, no? E finché poi non esci di casa c'è una pandemia e vabbè, e le facce non diventano tutte mascherate. La cosa interessante è che questa faccia si è evoluta perché all'evoluzione, adesso parlerò in un termine che se mi vedono i filosofi della scienza della biologia mi sgozzano, ma voi fateglielo fare con grazia, la faccia era comoda perché l'evoluzione ha fatto che buttare tutto lì, tutte le modalità sensoriali, no? Vicino al cervello, una calotta cranica, è come Milano che ci mettono tutti gli uffici in Italia perché alla fine fa più comodo avere un'unica capitale, ok? La faccia è un po' la Milano della sensorialità, però il fatto che ci siano tutti gli uffici rende molto comodo rendere la faccia anche un luogo privilegiato per esprimere le cose, le emozioni, per esprimere chi sei. La faccia dice un sacco di cose, alcune che ci piace che dica, altre che non le dice davvero, ma qualcun altro le capisce. Insomma, è veramente una superficie semiotica interessante. Ora, siccome è talmente trasparente questa cosa che
non ce ne accorgiamo. Per renderla trasparente l'importanza della faccia bisogna opacizzarla, ok, con questi schermi oppure con queste cose. A questo punto, anche se io non mi ero mai occupato nello specifico della percezione facciale, negli ultimi mesi mi sono intrippato di brutto, perché quando mi tolgono le facce altrui e la mia, mi rendo conto di quante emozioni intercomunichiamo, di quanti pregiudizi permettiamo agli altri di formare, finché le mascherine egualitarie e spietate non tappano questa comunicazione. E quindi mi sono occupato di studiare un po' l'effetto di queste mascherine, ne esistono di vari tipi, sulla percezione del volto. E i psicologi vanno in brodo di giuggiole su questa cosa, e soprattutto, dove volevo mostrarvela, a un certo punto, siccome qualcuno di noi aveva una comunicazione più compromessa degli altri, cioè le persone sorde in particolare, che devono, ve ne sarete accorti guardando Susanna Di Pietra, la traduttrice dei personaggi ufficiali, che non fa solo così con le mani, ma fa anche molti movimenti della faccia, perché la faccia addirittura in quel caso è mezzo di comunicazione verbale, oltre che non verbale, come in tutti noi. Certo. Beh, allora, per le persone non udenti sono state inventate delle mascherine che lasciavano trasparire la faccia, se no questi non vi dico che bordelli ho sentito raccontare nella pandemia. E con invenzioni più o meno riuscite, queste mascherine si sono diffuse. Adesso vi farò vedere una di quelle che secondo me... Colpo di scena, qua c'è un colpo di scena, Gabriele. Colpo di scena, io tra l'altro mi chiedo, lascio questa domanda aperta, se Milano... Cioè, se la faccia è la Milano del corpo e del soggetto, quali sono le fatture del volto? Sono le fatture del volto? Lasciamola aperta mentre Hannibal Lecter si prepara a operare. L'idea di lasciare, di riguadagnare la faccia, di riabilitare la faccia allo sguardo del prossimo, che in questo caso, come vedete, non è proprio riuscita benissimo. Io, tra l'altro, come dire, questa cosa tappa la mia funzione vitale di respirare, quindi finita questo episodio di Semi Boomer morirò, e questo sarà messo come gif animato sulla mia lapide. Però insomma, nell'intenzione, che io un po' canzono con questo, che in effetti è un prototipo, non troverete sul mercato in questo modo, vi sto raccontando che ci sono, la faccia cerca attraverso queste cose di riconquistare lo spazio, e attraverso l'ingegno umano, anche una cosa che era nata per una finalità specifica, usare ridare la possibilità di comunicare con la lingua dei segni, si può trasformare. Questa è la mia tesi, che io sto supportando con un sacco di esperimenti scientifici, anche perché sgombriamo il campo dell'idea che la scienza è sempre oggettiva. La scienza parte da un'ipotesi e la difende a spada tratta. L'oggettività si crea quando altri contrastano la tua ipotesi, è un fenomeno emergente collettivo. E quindi io non ho reali conflitti di interessi, se non che sono diventato un avvocato del diffondiamo le mascherine trasparenti in giro, ridatemi le facce quando vado in giro, voglio sapere se la gente, quando la saluto, mi ringrazia o mi manda ma forse è finito il tempo, o sicuramente per i miei polmoni, e sperando di avervi suggestionato e impressionato, credo di potermi congedare e andare a mangiare un po' di fegato con le fave. Facce. È un buon bicchiere di Chianti. No, Marco, in realtà ti ringraziamo noi, ma la cosa di rilievo, secondo me, è che tutto questo discorso di ricerca parte da un assunto che non è così scontato, cioè il fatto che la faccia, anzitutto, appunto, non è semplicemente una cosa che portiamo, ma è una cosa che ci serve, e che a alcuni può servire più che ad altri. Cioè il discorso, ad esempio, dei sordi ci sottolinea, ci mette in evidenza come quello che per noi può essere considerato come un semplice dispositivo di comunicazione gestuale o comunque di linguaggio non verbale, assume invece una dimensione di verbalità forte, che quando viene a mancare perché la bocca è coperta può generare problemi molto interessanti. Quindi, insomma, questa ricerca scopre dei nervi interessanti. Fra l'altro sappiamo che in facets non è l'unico tipo di movimento di ricerca che ha a che fare, appunto, con la faccia e il suo utilizzo per i più deboli o da parte dei più deboli. Ci sono delle cose che si muovono nell'ombra, nel nostro progetto, ma che qui non diremo, ma appunto, secondo me c'è una sensibilità particolare, ecco, nel tuo discorso. Bene.
Oh, eh sì, era così autocelebrativo il mio commento, ecco. Vuoi chiosare tu sul mio commento, Gabriele o Marco? Ma io posso dire che, allora, la cosa specifica di cui ci ha parlato adesso Marco, perché poi lui ovviamente anche solo dentro il progetto non si occupa ovviamente solo di questo, però questo è un focus importante anche perché, come dire, da un punto di vista proprio della collocazione nel continuum spazio-temporale, quando ti capita di avere un progetto di ricerca che deve studiare questo oggetto, e di essere situati esattamente in questo momento storico per cui sta succedendo questa sorta di remix forzato della faccia e di tutto ciò che ci è collegato. Dal mio punto di vista, diciamo, tra virgolette, egoistico, la cosa che ci ha presentato Marco è interessante anche a un altro livello, perché io porto ossessivamente sempre acqua al mulino, diciamo, della semiotica. Secondo me è molto interessante da un punto di vista proprio specificamente semiotico, soprattutto il discorso con cui ha chiuso e che hai chiusato tu sulle persone sorde, eccetera, perché fa capire come ogni pezzo della significazione o del senso, di quello che vogliamo, è appunto il pezzo di una totalità più grande. Quindi l'idea che ci sia una sistematicità di cui anche il volto, che noi consideriamo un oggetto tutto sommato chiuso, perché è questa roba qui, cioè la faccia biologica, in realtà non è che un pezzo. Quindi, e poi presentiamo il nostro ospite successivo, però diciamo, da un punto di vista semiotico, quello che percepiamo da un punto di vista visivo principalmente, ma anche da un punto di vista aptico, del tatto, cioè la faccia biologica, diventa immediatamente altro, è subito culturalizzato e quindi diventa volto in senso stretto, cioè una roba che accoglie le espressioni, la mimica, la comunicazione, ma è anche viso, cioè non solo la maschera espressiva, ma quella che noi offriamo in quanto tale agli altri. Quindi ci sono questi tre livelli: faccia, volto, viso. E appunto il viso che noi offriamo, che non è soltanto la faccia biologica, è qualcosa che è una vera e propria ecologia complessa di senso e in cui, e qua porto acqua al mulino mio egoisticamente, contribuiscono per esempio le mani, no? Ci hanno detto di non toccarci gli occhi, il naso e la bocca, perché probabilmente queste cose qui in qualche modo contribuiscono alla visizzazione, alla voltizzazione di una cosa che altrimenti sarebbe limitata a stare sulla testa. Mi taccio e ti Allora, ripasso ringraziamo la palla. Marco, Bene, grazie allora mille. io do il saluto e passo il testimone perché spero di avervi convinto che parla la faccia, dice cose anche che a noi non piaccia, eh? E la gente ci leggerà sempre un sacco di cose, non solo la gente, anche le macchine leggeranno un sacco di cose, anche cose che chi lo sa chi ce l'ha messa lì, tanto la faccia le dice lo stesso o i guardanti di faccia le vedono lo stesso. E cerco con questo di alzare un grosso assist alla Mila e Shiro, alla nostra. Nuova Ecco. ospitessa, nuova ospitessa. Grazie mille Marco. Allora ti oscuriamo. Gabriele, noi andiamo un attimino nella nostra stanza privata. Interessante tutto questo discorso che ha aperto Marco, che appunto ha una formazione da filosofo, soprattutto filosofo delle neuroscienze, delle scienze delle emozioni. In realtà il nostro team, come dicevamo, è molto nutrito. Infatti stiamo per presentarvi la prossima ricercatrice di Facets, anche lei è una ricercatrice assegnista di ricerca postdoc, e cioè la chiamiamo subito all'appello Cristina Voto. Buonasera Cristina, per qualche motivo la tua facciona è molto visibile, ma adesso la rimpicciolisco, non so perché mi è saltato il programma. Ciao Cristina. Ciao, io volevo assolutamente ricevere la palla di Marco con un Biger alla Naomi, ci tenevo molto. Bei E poi anche a tempi. sottolineare che la mia faccia è grande, quindi ci sta che occupi tanta, tanta presenza in questa inquadratura, No, no, quindi sono contenta. ti abbiamo sistemata. Ok. Fra l'altro salutiamo Daniela che scrive live con delitto nei commenti rispetto appunto alle sembianze annibalecteriane di Marco prima, che sono state invece affievolite dalle tue sembianze molto più graziose. Scusa Marco. Beh, finché non mostro i denti. Va bene. Allora, che ci vuoi raccontare? Cosa fai tu in Facets? Allora, beh, anzitutto grazie Bruno e Gabriele. Io in Facets mi occupo di cultura visiva e design, soprattutto e nell'attuale contesto digitale.
in quello che noi in semiotica chiamiamo iconosfera digitale, no? Ovvero l'insieme della produzione visiva che circola in una cultura. E in questa iconosfera il centro focale della mia ricerca, diciamo la mia inquadratura di lavoro, un po' per rimanere sempre nel tema visivo, è un po' particolare e nasce da un'intersezione tra tre ambiti disciplinari che forse a una prima occhiata potrebbero anche risultare un po' distanti, un po' non c'entrare nulla, ma che insomma grazie alla semiotica poi diventano una zona di lavoro comune, un'intersezione di senso potremmo dire, no? E questi tre ambiti sono la storia dell'arte, in particolare l'arte digitale, che è un aspetto dell'arte che a me appassiona molto, gli studi sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto sulla visione artificiale, cioè quello che a volte si chiama anche computer vision, ovvero quegli studi che cercano di capire come ci guardano le macchine, come guardano il mondo. E per finire, ma non meno importante, anzi direi esattamente il contrario, alla base della mia ricerca si trova una prospettiva di genere ed è chiaramente una prospettiva che mi tocca anzitutto in prima persona come cittadina e alla quale cerco di contribuire con il mio lavoro di ricerca, con il mio lavoro da docente. E come lo faccio? Cerco, cioè, non di tematizzare il genere, il gender, non è quello il mio scopo, il mio contributo, ma rendere visibile appunto i processi di materializzazione del corpo, sia a livello di sostanza, come sì, nella sostanza, no? In quello che anche prima Gabriele definiva come attico, si formano, ma anche poi a livello discorsivo. E chiaramente anche perché i corpi sono un po', come dire, lo scenario prediletto, no? Per pensare anche l'identità di genere, prendendo poi anche in considerazione il fatto che, come dire, questi elementi poi si intersezionano a loro volta con altri menti socioculturalmente importanti come la classe, l'etnia, l'età, la disabilità. Ora vedete bene come insomma tutte queste tre aree di ricerca confluiscono intorno al volto, anzitutto perché il volto rappresenta l'immagine per antonomasia dell'essere umano, no? Per esempio noi conserviamo, almeno io conservo la foto di chi amo nel mio portafoglio, spesso e volentieri quella foto è proprio la rappresentazione in primo piano di un viso. E poi anche perché il volto è un tema centrale che ha attraversato tutta la storia dell'arte occidentale, non so, dalla diffusione delle maschere per il teatro o al genere del ritratto, e per ritornare poi in auge più recentemente, insomma, con la produzione artistica più recente, dalla body art alla performance, e chiaramente anche l'arte digitale si è occupata tanto di volti. Ma il volto è anche al centro dell'interesse dell'intelligenza artificiale, della visione artificiale, no? Pensiamo per esempio, non so, all'espansione dei sistemi di riconoscimento facciali oggi, dall'utilizzo degli smartphone fino ai sistemi aeroportuali per il controllo delle frontiere o all'impiego di strumenti che utilizzano il tracciamento oculare, no? In ambito medico-chirurgico, in ambito industriale. E poi chiaramente il volto, come terzo aspetto, ma è anche l'interfaccia privilegiata, l'avete detto anche voi, per la messa in scena dell'identità e chiaramente anche dell'identità di genere. No? Però la semiotica ci insegna che la percezione è un'esperienza sempre mediata, insomma, che non esiste una percezione genuina, cristallina o trasparente, che c'è sempre qualche tipo di rumore. Non c'è un grado zero della percezione, nemmeno per quanto riguarda i volti che amiamo, i volti in carne ed ossa che vediamo giorno dopo giorno. E anche per quanto riguarda la visione artificiale, assistiamo alla presenza di gradi di mediazione nelle operazioni di riconoscimento. E questi gradienti sono dati dai metadati con cui si addestra la visione artificiale. Perché per quanto sia una simulazione di un'esperienza cognitiva umana, la visione artificiale condivide con quella umana certe caratteristiche, prima fra tutte quella di poter essere allenata, poi quella di poter anche imparare dai propri errori, dalle proprie esperienze, che insomma sono tutti quegli ambiti che conosciamo, di cui si parla spesso, il machine learning. E allora la sfida della mia ricerca è proprio capire come questi tre aspetti
dicendolo un po' semioticamente, informano, danno forma, performano, no? Delle rappresentazioni devolte nella società telematiche contemporanee. E ho l'impressione di essere diventata immediatamente un po' didattica rispetto. Io mi scuso, ma è una delle cose che succede quando uno fa le cose in smart working che suonano alla porta mentre è in diretta. Quindi no, non c'è problema. Chiedo scusa. Mi stavo ascoltando. Ho iniziato a pensare, ma sto per fare una lezione. Chiedo scusa, mi sono perso un po' di cose, però un po' le ho colte sul fondo, ecco. Benissimo. No, in realtà un po' chiaramente me l'ho anche preparata, perché come diceva anche Massimo, anche a me emoziona molto questo evento che ci vede tutte coinvolti. E mi ero preparato un esempio un po' concreto per far capire un po' dove vanno queste ricerche che appunto intersecano arte, intelligenza artificiale e prospettiva di genere. E per farvele vedere vorrei fare una cosa, che è condividere con voi un'immagine. Datemi un secondo, io ho tanto 2 minuti ancora, vero? Usali. Uso, ok. Allora, fatemi mettere un sottofondo, perché vorrei farvi vedere, eccolo qua, mi sento un po' anche Piero Angela in questo momento, wow. Con i suoi bellissimi cromachino, ecco. Wow. Ci vorrebbe anche un po' di musica di Bach, no? Dovevi chiederla prima quella, ora è tardi. Insomma, no, perché volevo insomma darvi a conoscere un caso di cui magari tanti avranno sentito parlare, che un po' rende appunto sostanza di quello che sto facendo a Facets, ma anche di come le ricerche si intrecciano con altre ricerche, insomma di questa dimensione un po' multilayer, no, della ricerca accademica. Perché nel 2018 due ricercatori dell'Università di Stanford pubblicano un articolo, di cui questo che c'è alle mie spalle appunto è una delle illustrazioni che appaiono in questo articolo, e insomma quello che fa l'articolo è studiare un algoritmo, una rete neurale profonda, che in teoria, no, in teoria anche in pratica appunto, è molto più accurata degli esseri umani nel rilevare l'orientamento sessuale a partire dalle immagini di volti. E alla base di questo studio si trova l'ipotesi, quindi chiaramente già che questo un po' per chi si occupa appunto con una prospettiva di genere è un po' discutibile, che l'orientamento sessuale sia un dato, no? Cioè una cosa che è quantificabile, visualizzabile, traducibile da un codice informatico. E a sostegno di questa lettura i due ricercatori addestrano appunto questa rete con un corpus molto particolare, che è quello di immagini di profilo estratte da un network di incontri statunitensi. Cosa succede? Allora, loro fanno tutti i loro studi, poi alla fine arrivano anche proprio a stabilire questi archetipi, no? Loro li definiscono gli archetipi degli uomini e delle donne gay e straight, no? Come si dice in inglese, omosessuali ed eterosessuali, perché appunto riescono a fare tutti questi calcoli quantificando appunto le morfologie, le caratteristiche dei volti, come se appunto l'orientamento fosse qualcosa che insomma, appare trasparentemente da una faccia. Ma cosa ci insegna invece la semiotica? Che i ritratti usati, no, come foto di profilo di un social sono sempre frutto di pratiche, no? Diciamo, non possono essere esperienze non mediate, sono sempre frutto di retoriche, schemi rappresentativi che fanno cose, no? Pensiamo per esempio alle estetiche di selfie, di cui sicuramente qualcun altro vi parlerà, o alle duck faces, no? Le pose che si usano oggigiorno per fare appunto le foto di profilo, ancora quelle gestualità un po' più epocali, no? Di cui per esempio si è occupato tantissimo Gabriele, il face palming o l'hang loose, no? O quest'altra che non so come si chiama. Insomma, la performatività di questo tipo di immagini modella le rappresentazioni del volto, no? E quindi per questo possiamo anche pensare che questa interfaccia che è il volto è molto sensibile alle variazioni culturali, no? Che comportano proprio delle modificazioni sul volto. E per chiudere vi vorrei far vedere, un po' per ritornare anche appunto a uno degli ambiti che a me interessano molto, che è quello dell'arte, come nell'ambito appunto dell'arte contemporanea un artista cileno l'anno scorso, tra dicembre e gennaio 2018-2019, ha proprio lavorato sulle immagini che sono apparse in questo paper di Stanford
sostanzialmente facendo un'operazione molto semplice, ma secondo me molto molto efficace, che è ritornare a dare forma e materia a quei volti, cioè li ha ridipinti. Li ha ridipinti, perché riconoscerete, no? Sono le stesse immagini di prima, e li ha ritestualizzati. Ora vi faccio vedere un'altra immagine e poi chiudo, mostrando quelle linee che nel lavoro di Stanford erano linee, insomma, prodotte dalle inferenze, dalle statistiche dell'algoritmo, con fili di ferro e chiodi. Cioè, questo alla fine è, come dire, la risposta che ha cercato di dare Felipe Rivas a questa idea di volto come appunto superficie trasparente e non mediata. Ecco, invece lui ci risponde dicendo: altro che immediata, qua c'è chiodi che entrano dentro una parete e fili di ferro, cioè come a dare un segno, no, della tangibilità e della, insomma, della duttilità di questa tecnologia che è il volto. Ho finito. Grazie Cristina, grazie mille. Vedo che ci sono delle domande in chat. Io intanto, diciamo, chiuso dicendo che se siamo qui oggi a parlare fra di noi, ma anche a parlare auspicabilmente a un pubblico non necessariamente così avvezzo a riflettere sulla faccia, una cosa che stiamo imparando è che il volto non è assolutamente un dispositivo esclusivamente naturale, ma è un dispositivo anzitutto culturale, forse più culturale che naturale. Quello di cui ci hai parlato tu lo dimostra profondamente, e questo ci dice anche come mai è importante studiarlo, perché poi dove c'è l'innesto della cultura ci può essere l'innesto del pregiudizio, che a catena passa dalle società umane alle società artificiali, ai software e così via. Quindi grazie per il tuo lavoro. Antonio scrive in maniera provocatoria, appunto: Cristina, ma chi sono i gay in quelle immagini? Io non li riconosco, mi devo preoccupare, sono più stupido di un algoritmo. Antonio, no, credo che l'osservazione di Antonio sia molto pertinente. Siccome l'osservazione di Antonio è molto pertinente, io lo pertinentizzo ulteriormente. Ti ringrazio Cristina, stai nei paraggi. Quindi salutiamo Cristina, che è stata molto, molto chiara e gentile con noi, e chiamiamo on the floor Antonio Sant'Angelo. Antonio, microfono attivo, sei ufficialmente in diretta. Ciao. Ciao Antonio, buonasera. Antonio Sant'Angelo, ciao. Lo presentiamo, è invece ricercatore di tipo B presso Facets, anche lui semiotico o semiologo di formazione, con interessi da un lato verso la televisione, le culture televisive, ma anche negli ultimi anni con interessi sempre più crescenti sulle culture digitali, anche da un punto di vista non soltanto semiotico, ma semioetico. Prego Antonio, cosa ci vuoi raccontare? Ciao, intanto grazie di avermi invitato. Cosa vi racconto? Vi racconto il tipo di ricerche che sto facendo in Facets. Alcune, siccome non sono state ancora pubblicate, ve le anticipo, ma non ve ne parlerò oggi perché appunto tengo la sorpresa per quando usciranno gli articoli in cui ne parlo. E sono delle ricerche sui volti simbolici, cioè quei volti che quando li guardiamo ci danno l'impressione di capire qualche cosa dello spirito, della cultura del nostro tempo. E visto che quest'anno Facets era concentrato, diciamo, sui volti sintetici, dove per sintetici si intende volti, diciamo, creati artificialmente, io ho lavorato su dei volti cinematografici, i volti per esempio dei personaggi, anzi del personaggio principale del film La vita di Adele, il personaggio principale del film Montparnasse femminile singolare, e adesso sto lavorando su Avatar, su Balla coi lupi, La bella e la bestia, L'ultimo dei Moicani, cose così, no? Però appunto le ricerche che ho fatto per Facets, che sono già state pubblicate, che quindi chi ci ascolta può leggere, sono legate un altro mio grande interesse, che è la sociosemiotica, e quindi, diciamo, il significato che certi volti assumono in determinati contesti socioculturali concreti, no, nei quali viviamo. E mi sono occupato a questo proposito dei volti
con la mascherina, visto che la mascherina è diventata parte integrante, ahimè, dei nostri volti oggi, e di come è cambiata la nostra interpretazione di chi si mette la mascherina, del significato di mettersi la mascherina. E anche io ho preparato qualche immagine che vi faccio vedere. Aspettate che... Ah no, ecco. Scelgo l'effetto dello sfondo, ecco qui. Io sono partito da questo, cioè quando è iniziata la pandemia, i primi a mettersi le mascherine sono stati i personaggi del mondo del cinema, i VIP, le star, perché loro viaggiavano tanto e quindi prendevano gli aerei e ovviamente avevano il problema di proteggersi in qualche modo, ma noi pensavamo che fossero delle stravaganze e quindi quando vedevamo qualcuno che si metteva questo oggetto sul viso, quasi ci veniva da schernirlo e ridevamo di affermazioni come quella di Gwyneth Paltrow, che voi qui vedete in questa immagine, che diceva: "Io me la metto perché sono molto preoccupata in quanto questa situazione l'ho già vissuta in un film", perché lei era Era la in protagonista Contagion. di Contagion, Sì, e sì. quindi insomma lei aveva già capito tutto, no, di che cosa ci sarebbe successo, e da lì a poco anche noi saremmo entrati nello stesso film in cui aveva vissuto lei. Però chiaramente subito dopo i politici hanno incominciato a intuire, diciamo, il significato del mettersi la mascherina e quindi è diventata una cosa molto più seria, no? Anche la discussione nella nostra società sul senso di questo oggetto sul volto dei politici, appunto. E per cui forse vi ricorderete la prima volta che un politico in Italia mise la mascherina era il presidente della regione Lombardia, perché purtroppo è stata fra le più colpite, o forse la più colpita dalla pandemia. E quindi lui si mise questa mascherina e ci furono tantissime polemiche perché tutti dissero che non bisognava far vedere che la politica, cioè chi ci governava, era vulnerabile, no, al virus. Ci viene da ridere, no? Adesso, dopo tutto questo tempo, o forse dopo poco tempo, no? Perché poi alla fine da febbraio a oggi sono passati pochi mesi e adesso sappiamo che i politici si mettono la mascherina un po' per fare quello che pensava di fare Fontana mettendosela a febbraio, cioè per vincere le elezioni e guadagnare consenso. Però sappiamo che non c'è stata grande polemica, quantomeno a livello internazionale, quando Biden, no, si è messo la mascherina per dimostrare la sua differenza rispetto a Trump, per venire eletto col consenso unanime dei cittadini americani. E invece Trump ha dimostrato che non mettersi la mascherina può avere un significato socioculturale e politico particolare, no? Per esempio negli Stati Uniti, ma non solo, perché anche da noi chi non si mette la mascherina, fra l'altro, vorrebbe dire le stesse cose che dicevano i politici e i giornalisti che criticavano Fontana a febbraio, e cioè che il politico senza mascherina è forte, che non viene intaccato dal coronavirus, che lo batte, che la nostra società e la società che lui rappresenta è più forte del virus e lo può affrontare a viso aperto, no? A viso scoperto. Comunque, insomma, naturalmente questa interpretazione di Trump è, mi sembra, minoritaria nel dibattito pubblico, tant'è che, insomma, chi si mette la mascherina da febbraio in avanti viene visto molto positivamente. Per esempio, io ho potuto attestare che, essendo la mascherina anche un po' il simbolo del lavoro che fanno i medici, no, per combattere in prima linea questa, fra virgolette, guerra, no, come è stata definita, e per proteggerci, insomma, acquista molti like, no, sui social network. Questo, per esempio, è capitato a questa ragazza che adesso vi faccio vedere. Si chiama Alessia Bonari
E voi qui vedete che addirittura ce la non devo uscire ricordiamo, dalla mascherina, ma si ricordiamo vedono i tutti. segni della maschera che lei si è dovuta mettere nella sua attività di infermiera per lottare contro il coronavirus. E lei è diventata famosa in una polemica con due ragazze che nei primi mesi della pandemia erano scese da Milano alla Sicilia perché volevano stare lontane dal virus e che però avevano postato un loro video in cui si divertivano durante la movida della notte di Agrigento ed erano senza mascherina, truccate, belle, come sono sempre state le donne quando insomma uscivano di casa per andarsi a divertire prima della pandemia. E allora tutta una polemica è scoppiata, è una polemica che poi tutti conosciamo perché è durata tutta l'estate sulla movida, le Certo. discoteche, eccetera, eccetera, su questi giovani che non erano in grado di capire il nuovo significato della vita e del volto, no? Ai tempi della pandemia. E però questa Alessia Bonari, ve lo faccio vedere. E grazie al fatto di aver pubblicato quella sua foto, con i segni della battaglia e del fatto di essersi messa la mascherina e di essere più responsabile di quelle ragazze, è diventata la testimonial dei brand di moda sui social network, perché naturalmente, i brand cercano di accaparrarsi i personaggi che hanno tanti like e che portano avanti dei valori che appaiono positivi al proprio pubblico. E il fatto che mettersi la mascherina ha a che vedere con il proprio brand e con altri brand, il proprio brand personale e con altri brand, ce lo testimoniano gli influencer che fin dall'inizio hanno incominciato a cercare di trovare la mascherina che rappresentava meglio la loro individualità. E quindi ognuno cercava modi diversi, no, dagli altri di mascherarsi il volto e invece altri semplicemente pubblicizzavano mascherine create da case di moda e si facevano i soldi. Ecco, e voglio concludere con questa immagine invece che secondo me è ben più triste di quella degli influencer che si divertono con le mascherine perché comunque mettersi una mascherina e avere un certo tipo di mascherina oppure un altro lancia dei messaggi esattamente come sanno gli influencer, ma messaggi che possono essere più drammatici. Per esempio, il fatto di non avere una mascherina, sì, può voler dire di essere dei negazionisti oppure di essere dei celoduristi, no? Per usare dei termini che si utilizzavano nella politica italiana ai tempi della Lega di Bossi, che ricorda per certi versi alcuni populismi alla Trump, no? Però può anche voler dire essere poveri, oppure può, per esempio, noi sappiamo che avere una mascherina FFP3 vuol dire essere egoisti perché ci si protegge ma non si protegge gli altri e quindi niente, insomma, io concludo dicendo che i codici di interpretazione del significato del mettersi una mascherina o del non mettersela sono cambiati tantissimo, no? Dall'inizio della pandemia a oggi, credo che cambieranno ulteriormente, secondo me è molto importante che in un progetto di ricerca come FACES si rifletta su questo per riflettere insieme anche, no, con i cittadini. Grazie, grazie mille Antonio. Ho parlato molto prima, non so se vuole dire qualcosa Gabriele. Sì, quello che ha detto Antonio è super interessante perché ci fa capire in maniera evidente, in maniera forte, che ci sono veramente tanti livelli che agiscono su uno stesso piccolo pezzettino di mondo, che però è piccolo in sé, ma essendo moltiplicato per tutti quanti siamo adesso che lo indossiamo, cioè la mascherina, diventa ovviamente totalizzante. C'è un livello che ha a che fare proprio con la comunicazione, nel senso più basic del termine, no? Lo scambio di pezzetti di informazione, quindi l'espressività facciale che viene riscritta, problematicamente, diciamo, rifunzionalizzata, eccetera, eccetera. Ma poi c'è anche il discorso più squisitamente simbolico, che anche qui, in qualche modo, spesso, forse da semiologi, ci dimentichiamo un po' che c'è perché è così evidente che, insomma, sembra che passi in cavalleria, ma invece è fondamentale. Cioè, il fatto che la mascherina, andandosi a applicare su una cosa così incrostata di senso, ecco, come il volto, diventa un simbolo, oltre che
qualcosa che è biomedicamente necessario indossare se si crede a certe cose, in certi contesti, eccetera. Quindi il livello simbolico fondamentale è anche il discorso delle strutture in senso marxista, diciamo, cioè il discorso del valore in senso rossilandiano e tutto quello che vuoi, cioè che su questa cosa, su cui si concentra molto valore in senso strettamente strutturale, cioè il valore, se io metto la mascherina e tu no, c'è una differenza di assiologie al fondo, ma poi questa cosa si traduce in soldi, ovviamente, come inevitabile che sia, soprattutto oggi in cui c'è questa iper sovraesposizione di certe figure nel contesto digitale, ancora più in particolare social, che è il secondo mondo in cui viviamo, ma che adesso sappiamo bene sta praticamente diventando, almeno in queste settimane, in questi mesi, è diventato il nostro principale mondo di il nostro umwelt quasi esclusivo, ecco, quindi è tutto super, super interessante, anche nella sua drammaticità, diciamo, giochiamo sul fatto che è semioticamente interessante e ci consoliamo, non pensando al resto. Fra l'altro, per notare la simbolicità della, appunto, della mascherina, leggo anche un commento che ci è arrivato di Pamela, che scrive appunto a tal proposito: il presidente Conte ha iniziato ad indossare la mascherina nei suoi discorsi solo 2 mesi fa, rispetto al primo lockdown in cui non la indossava, come ad indicare una maggiore gravità in questa seconda ondata. Quindi ha colto, secondo me, pienamente il punto che Antonio ha ben articolato. Antonio, grazie mille. Oggi è una maratona, quindi insomma siamo molto marziali. Ciao a tutti, grazie. Ciao Antonio, grazie mille. Passiamo direttamente la palla appunto da Antonio a un'altra ricercatrice di Facets, e cioè Silvia Barbotto. Buonasera Silvia. Silvia, puoi attivare il tuo microfono. Ci senti e ci vedi? Mi vedo, vi sento anche voi? Sì, benissimo, grazie Silvia. Sei contornata di maschere più che mascherine, tu Silvia. Silvia rappresenta, Silvia, fra l'altro, è in collegamento dal Messico attualmente, e rappresenta l'anima semioartistica, una delle anime semioartistiche di Facets, perché coniuga la sua ricerca scientifica con una produzione artistica di rilievo. Immagino dal tuo sfondo che vorrai parlarci di maschere, ma non ne sono sicuro, quindi lascio a te la parola. Buongiorno Bruno, grazie mille, buongiorno anche a Gabriele, è un piacere sentirci e vederci con tutto il team. Vi parlo un po' di un excursus, ho messo la prima immagine in sottofondo, ce ne sono altre che volendo possiamo fare scorrere sullo schermo. Un excursus un po' del mio avvicinamento a quel che è stato il volto e il senso che il volto ha ricoperto nella ricerca in tempi meno sospetti, quindi prima di essere parte del team Facet, amavo già proprio la produzione, ma anche la ricerca, soprattutto nell'ambito delle maschere, quindi la maschera come un artefatto plastico che consideravo appunto un oggetto di culto, un oggetto di significazione un po' esterno all'essere. Qua sullo sfondo abbiamo quella che è una delle collezioni più numerose di maschere al mondo, sembra essere, del Museo Rafael Colonel a Zacatecas in Messico, l'ho visitato circa un anno fa, in occasione di giustamente un congresso di semiotica. Ci sono maschere da tutto il mondo, una collezione vastissima. La collezione di questi 16.000 pezzi ovviamente ricopre poi anche altre sfere, dai burattini ad altri tipi di artefatti. E quindi niente, ho lavorato con le maschere col volto sia nella produzione, soprattutto legate anche a questa materialità, al come il materiale risponde a un'eventuale manipolazione, ma soprattutto all'idea della maschera messa sul volto stesso. Poi avrei capito in seguito che in realtà anche maschera è il volto, comunque parte del volto. La seconda immagine, se vogliamo vederla, riflette infatti una serie fatta anche poco tempo fa, ancora attiva, in cui
Il volto viene oscurato, viene meno, si lavora con il corpo nella vertiente diciamo, della semiotica del corpo, nella semiotica passionale, di una semiotica che, in cui testo e contesto assumono diciamo, fattezze liminali. Proprio grazie anche a questa performatività che si può notare dalle foto, quindi sono atti performativi effimeri, poi immortalati con la tecnica fotografica grazie alla collaborazione con un fotografo. Spazi interni, spazi esterni, la serie si chiama Cuerpo Negro. E anche lì ha un fondo ovviamente teorico in cui si va a sviscerare l'uso del corpo, la performatività del corpo in spazi culturali o naturali, diciamo, legati alla natura. Ho poi capito, sempre adesso faccio proprio un po' un viaggio in uno di quelli dei temi di ricerca che in realtà continuo a portare avanti, non sono stati totalmente approfonditi e che spero di continuare, ma mi è poi interessato vedere come la maschera, e siamo sulla terza immagine se per caso vogliamo, avesse ovviamente anche altri tipi di risvolti più politici, più legati proprio all'ambito sociologico, in cui il valore simbolico fosse preponderante. Abbiamo qui alcune immagini delle manifestazioni di Hong Kong. Sopra abbiamo un artista che lavora con le maschere, qua siamo più nella sfera proprio di digitale e comunque di artefatti che coinvolgono l'intelligenza artificiale. E questo artista ovviamente aveva fatto una maschera sempre in occasione dello stesso periodo emblematico delle manifestazioni di Hong Kong in cui sì, viene diciamo di nuovo messa in luce una legge che in Italia era attiva dal 75 di divieto di indossare le maschere durante determinati momenti politici o pubblici. Questo ha poi preso risvolto in un testo che dovrebbe essere stato pubblicato, lo sarà breve, in cui coinvolgo la metafora della larva, il rostro inlarvato, quindi il volto come una larva. Nell'immagine, ancora nella stessa, ma in alto, abbiamo poi iniziamo ad avere diciamo, il risvolto di come anche alcuni artisti, poi, ma anche tutti quanti, insomma, personalizzassero sempre durante quest'epoca di manifestazioni la propria maschera, in questo caso dalla maschera, diciamo, passiamo a quella che chiamiamo noi mascherina. Ovviamente poi è toccato a tutti, alcuni colleghi hanno approfondito molto più questo tema, abbiamo l'altra immagine, la numero 4. Se per caso la vediamo sullo sfondo, altrimenti non c'è problema, in cui tutti quanti completamente siamo portati a entrare in interazione con questo, non è neanche più un oggetto, ma è proprio diventa un soggetto, una soggettivizzazione di quella che la mascherina in alcune culture era già molto, molto usata. Per esempio, in alto vediamo una sfilata di una marca cinese del 2014 in cui la mascherina diventa l'elemento portante di questa sfilata. Abbiamo poi la Sfajas, una della Sfajas, una grande manifestazione a Valencia in cui con installazioni enormi in cui viene coinvolta la mascherina. Abbiamo alcune in causto, quindi sono pitture di cera che anch'io faccio, quindi diventa poi la maschera non solo l'elemento con cui abbiamo una quotidiana interazione perché così deve essere, perché così c'è appunto tutto l'apparato di protezione sanitaria, ma diventa anche appunto un oggetto su cui riflettere nonché l'elemento chiave per esempio l'ultima immagine.
del fotografo Stefano Stranger rispecchia proprio quel che è stato diciamo l'uso delle mascherine anche e soprattutto in ambiti appunto medici. Alcuni artisti, la immagine 5 e poi con la 6 finiamo, qua abbiamo Max Siedentoff, un artista che dall'inizio, quindi da febbraio, ha fatto una serie How to Survive a Deadly Global Virus. Ovviamente l'arte sappiamo anche con tutto il filone di Yuri Lotman, della semiotica cultura, è un linguaggio parallelo, un linguaggio alternativo, un linguaggio complementare e non necessariamente per questa anche queste immagini provocatorie non si tratti in realtà anche proprio della serietà del tema. Per esempio ci può portare questo fotografo a riflettere su come il nostro apparato più intimo, il volto, la bocca, il naso, quindi alcuni specifici proprio organi, vengano a contatto con quello che può essere appunto l'elemento di farci sopravvivere, ma anche con quello che nelle foto viene poi in modo provocatorio portato a contemplare la quotidianità stessa, quindi come ci poniamo nei confronti di quella che è la nostra quotidianità anche in epoca pandemica. Finirei con l'immagine 6, se per caso la possiamo vedere, anzi grazie Bruno perché non appaiono così automaticamente le immagini, ma se le potete vedere e grazie appunto all'azione che sta dietro allo schermo. E questa immagine racchiude un po' quello che è l'interesse iniziale, anzi il ringraziamento di poter essere parte di un team così vigoroso, un team appunto che studia le facce e l'essere umano al suo centro, il volto tale quale. Qua abbiamo Ulay, artista tedesco. Ne ho selezionate alcune, in realtà sono 6 immagini, ma questa sequenza mi porta a far pensare, così concludere, a come appunto la maschera, citando Pizzorno, mi leggo una riga, giusto, e ci dice la persona come ciò che è fatto essere dalla maschera e grazie al suo divenire scelta e mostrata. Quindi diciamo che la maschera da elemento esterno è considerato completamente alieno a ciò che è la persona, invece è ovviamente parte dello stesso, parte di una mediazione, ma anche parte di un contesto nel quale siamo assorbiti e che a sua volta assorbiamo. Grazie mille Silvia, molto un percorso ricchissimo, densissimo, che ci fa capire come appunto non ci eravamo ancora entrati, come la rielaborazione artistica del volto nelle sue più svariate declinazioni chiaramente è un riflesso di determinate inquietudini, di determinate sensazioni, di determinati disagi o istanze politiche, che trova una modalità di espressione semioticamente intesa dentro le più svariate produzioni. Tu naturalmente ti occupi di questo ad ampissimo spettro, oggi ci hai fornito questa carrellata di volti molto bella, e insomma il tuo lavoro è preziosissimo in questo senso, quindi da parte di Facets intera grazie. Gabriele, vuoi dire qualcosa? Io mi scuso se le immagini ogni tanto comparivano un po' storte, eccetera, ma la gestione è complessa, ecco. Silvia ci ha parlato di cose di cui si occupa, diciamo, dentro il gruppo, in quanto ricercatrice, ovviamente. Però colgo occasione per dire a tutti quelli che ci dovessero vedere di andarsi a cercare le cose che fa Silvia in quanto creatrice di opere principalmente pittoriche, ma è tecnicamente non correttissima questa definizione, perché sono molto molto belle sia quelle che per quanto riguarda il progetto parlano del volto, mostrano il volto, ha fatto una serie secondo me fantastica sul volto e sui volti, quindi andate sul sito Silvia Barbottoff di Firenze, tutto attaccato, silviabarbottoff.com, perché le cose che fa Silvia sono
incredibili, cioè sono, cioè Silvia è un'artista oltre che una ricercatrice. Le cose di cui ci ha parlato qui semioticamente sono sempre molto interessanti, molto, molto ricche, perché insomma sottotraccia, ma neanche sottotraccia, insomma viene immediato rendersi conto, ecco, sentendo quello di cui ci ha parlato Silvia, capire come ci sia intanto una sovrapponibilità solo parziale tra quella che in italiano, scusate, sono tipo fuso, in italiano chiamiamo mascherina e la maschera, no? Quindi c'è un interessante confusione sia lessicale sia semantica e poi pragmatica tra queste dimensioni. Quindi l'esempio che hai fatto, no, dei protestanti, insomma di quelli che protestavano per strada, che venivano ripresi nel senso di cazziati, ecco, perché avevano la mascherina e questo andava contro la legge, tira fuori tutta una serie di problemi anche di definizione molto interessanti. E poi ovviamente come dire, ci sono tanti possibili diversi usi della mascherina, ma in origine della maschera, e tu questo ce l'hai detto, cioè la maschera nasce per coprire, per anonimizzare, per nascondere, nasce invece al contrario in altri contesti e assolutamente in parallelo proprio per mettere in risalto, cioè per amplificare certi tratti che siano somatici, caratteriali e, come ci ricordava la cosa di cui ci ha parlato Antonio, anche simbolici. Quindi anche qui è interessante vedere come uno stesso medesimo oggetto, che ha lo stesso medesimo nome anche in culture diverse, in realtà nasconda proprio un universo di significati e di usi, cosa secondo me più interessante, veramente ricchissimo e difficile da mappare in tutta la sua ricchezza. Quindi grazie Silvia, andatevi a vedere il suo sito, perché è pieno di cose secondo me straordinarie che meritano di essere viste. Cogliamo l'occasione per ricordare a tutti quanti, ringraziando ancora una volta Silvia, che Facets è presente tanto su Facebook, per chi ci sta seguendo, quanto su Instagram, quanto su YouTube, dove collezioniamo diciamo la buona parte dei lavori che facciamo. In questo senso abbiamo sfruttato l'occasione pandemica per trasferirci nell'online e farne in qualche modo memoria, e naturalmente anche attraverso un sito ufficiale che è facets-erc.eu, Europa. Troverete vari riferimenti, ma appunto il lavoro di Silvia è fra questi. Grazie Silvia, ti congediamo. Saluti, a presto. Lasciamo invece la parola a un altro ricercatore di Facets, anche lui assegnista di ricerca postdoc, e cioè Remo Gramigna. Remo, puoi attivare il tuo microfono. Remo, che è invece inquietantemente diciamo anteposto da quelli che mi sembrano gli All Blacks, cioè la nazionale di rugby neozelandese, se non mi sbaglio. Sì, esattamente. Ciao a tutti. Ciao Remo. Ciao Bruno, ciao Gabriele, ciao a tutti quelli che sono in linea e stanno ascoltando questa diretta. Infatti volevo innanzitutto fare una domanda, se possibile, attraverso la chat o all'audience, se infatti era possibile riconoscere i volti di questi personaggi alle mie spalle, ma naturalmente, come dice, è stato lo spoiler. Scusami, però va benissimo così. Scusami. Allora, figurati. Io non sono un fan di rugby, ho giocato a malapena a calcetto quando ero ragazzino, quindi non mi sono, diciamo, cioè non sono un appassionato sportivo, però non mi sarei mai, diciamo, immaginato di ritrovarmi invece a spulciare un sacco di video come quelli appunto di questa nazionale di rugby neozelandese che si chiamano appunto gli All Blacks. Allora, vorrei contestualizzare un pochino il perché ho speso un pochino di tempo a analizzare questi video e in particolare a studiare la mimica facciale che questi giocatori adoperano in questo rito che viene fatto, diciamo, prima di ogni partita. Allora, innanzitutto volevo, come dire, fare una piccola chiosa, perché siccome si tratta della giornata dei ricercatori italiani e siccome io sono stato via tantissimi anni, volevo, come dire, spezzare una lancia e anche ringraziare chi mi ha dato la possibilità di operare come ricercatore in Italia, insomma il nostro PI e il nostro stupendo gruppo di ricerca. Siccome si parla molto di università, si parla molto di ricerca in questo periodo e ci sono un sacco di ricercatori anche che lavorano all'estero, volevo ricordare anche questo.
Io sono un semiologo, ho studiato appunto all'estero, in particolare in Estonia, e uno dei miei cavalli di battaglia è stato proprio il tema, se vogliamo, dell'inganno, quindi della menzogna, del falso. E quindi in questo primo anno di ricerca ho semplicemente cercato di mettere insieme tre dei miei interessi, quindi in questo caso il volto, poi l'inganno e la semiotica. Quindi naturalmente ho cercato di investigare il fenomeno del secondo volto, del non volto, quindi della maschera, no? E come già diceva Gabriele, come ha detto anche Silvia e penso anche il nostro collega Marco Viola, attraverso alcuni dispositivi come appunto il dispositivo della maschera o della mascherina, il volto può essere in qualche modo camuffato, può essere obliterato, può essere nascosto e dunque ci sono un sacco di funzioni come appunto la funzione classica del camouflage, del mimicry, del nascondersi a diversi scopi, magari a scopi di difesa, a scopi di attacco e così via. Quindi questa è stata, diciamo, una delle linee di ricerche classiche, però poi guardando questi giocatori della nazionale di rugby, famosi per insomma il loro altissimo numero di vincite, mi sono accorto che in realtà quello che loro mettevano in atto attraverso questa performance era una sorta di volto che diventava in qualche modo maschera attraverso l'intensificazione di alcuni tratti mimici, e in particolare ne potete vedere due in questa foto, spero. La prima è quella che viene chiamata nella loro lingua vetero, quindi la cosiddetta linguaccia, cioè lo sporgere la lingua fuori praticamente per mostrarla all'avversario. Questo ha un impatto molto forte e dà anche un significato simbolico, che è quello della completa assenza di paura. Infatti questo rituale ha un significato anche di intimidatorio, no? Di cercare di vincere prima ancora che la battaglia e la partita venga messa in scena. L'altro invece elemento che viene amplificato è la dilatazione degli occhi, no? Che potete vedere, quindi attraverso l'intensificazione, l'amplificazione di questi due tratti, il volto stesso, no? Che in realtà ha dei tratti mobili, può essere usato intenzionalmente allo scopo di modificare, quindi di alterare quelli che sono i tratti del volto stesso e renderlo in particolare una sorta di maschera. Quindi io in questo primo periodo di ricerca ho cercato di esplorare sia da un lato la traiettoria della maschera come dispositivo di copertura e dall'altro invece il volto stesso come meccanismo, come dispositivo incarnato che dà la possibilità di modifica a diversi scopi. In questo caso, nel caso degli All Blacks, scopo deterrente: bisogna vincere, bisogna intimorire l'avversario semplicemente mostrandogli la linguaccia e aprendo gli occhi in maniera, diciamo, mostruosa, se vogliamo. Quindi questi sono un pochino le prospettive che ho analizzato. È ovvio che il tema della maschera è un tema gigante, è un tema molto vasto, antico, si sono occupati un sacco di persone di questo tema, quindi ho semplicemente dato un contributo minuscolo, ma spero significativo, a questo affascinantissimo tema, e spero di proseguire anche nei prossimi anni attraverso nuove ricerche. Grazie. Se ci sono domande, magari da parte vostra o da parte... Ma io avrei più che altro una suggestione, cioè mi sembra di capire, come dire, da quanto dici, rimanendo fermi a questa immagine che hai dietro di te, che c'è una specie di utilizzo strategico del volto e di alcuni suoi features che in realtà sono connotate antropologicamente, cioè il discorso della lingua di fuori è un discorso arcaico, triviale. Leggevo un saggio non troppi giorni fa sul significato della lingua di fuori, che però diventano poi consapevolmente oggetto linguistico e discorsivo
quasi in uno switch fra natura e cultura, se vogliamo, no? Per cui loro praticamente fanno questa cosa perché vogliono in qualche modo essere minacciosi, no? Vogliono incutere timore, tu dicevi a scopo deterrente, vogliamo vincere, eccetera. Trovo molto interessante il modo in cui dei dati di natura, no? Cioè l'avere un volto composto in un certo modo e non in un altro, l'avere una lingua, che fra l'altro è una componente molto interessante del volto perché è più delle volte è celata, cioè i nostri volti sono, noi non andiamo in giro così. Sì, Quando usiamo la lingua come dispositivo visivo e quindi non aptico, quindi per farla vedere, lo stiamo facendo con uno scopo strategico. Non so se sei d'accordo, ma penso di interpretare il tuo pensiero, quindi la trovo interessante come linea. sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, mi veniva in mente un commento che è un po', diciamo, tangenziale a questo. Ieri proprio parlando con una esperta invece di comunicazione pubblica, ma anche di public speaking, no? Mi faceva notare questo. Dice, pensa un po' alle mascherine, quelle di cui parlava appunto Marco, quelle hanno una funzione protettiva e praticamente non, cioè hanno la capacità di mostrare solo una parte, quindi gli occhi invece di nasconderne un'altra. Ma è un pochino il contrario quello che avviene invece nella maschera che si usava in teatro, per cui viene coperta la parte frontale, mentre la parte del muso, della bocca, quindi le labbra, la lingua vengono in qualche modo lasciate libere per amplificare la parola, no? E questa anche era un'osservazione che ho Certo. trovato interessante, ci sarebbero davvero tantissimi spunti da prendere da queste coordinate che hanno a che vedere naturalmente con le varie funzioni che una maschera può assolvere. Però il commento che facevi tu è sicuramente utile. E anche quello che dici adesso in realtà è interessante perché noi siamo tesi fra prospettive che tendono a valorizzare il volto come un dispositivo per intero, no? Che si percepisce gestalticamente, quindi senza scomporlo, però effettivamente la sua composizione e ricomposizione può sortire degli effetti. E quando noi parliamo di maschere che ne velano alcune parti e ne rendono visibili delle altre, stiamo parlando Certo. effettivamente di sezionamenti, composizioni, ricomposizioni, diciamo enunciativamente marche poste in un posto anziché l'altro. Quindi anche lì, secondo me, siamo su una linea molto Certo. feconda. Gabriele, E poi vuoi? non Ah, no, vorrei solo prego. menzionare brevemente l'ultima, diciamo, un'altra prospettiva che non ho toccato, che però spero che si toccherà in futuro, che è quella naturalmente del volto falso nella prospettiva digitale, quindi tutta l'area di manipolazione del volto che naturalmente viene operata attraverso i vari dispositivi che si utilizzano con i deepfakes, con l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Quelle anche sono tematiche che in qualche modo vanno a toccare, no? La Certo. capacità plastica, la capacità di modificare non il volto in sé per sé, in questo caso, ma una rappresentazione, quindi un simulacro del volto. E anche lì si apre un mondo a sé, naturalmente, con tantissimi spunti di ricerca, con tantissime direzioni, che va sicuramente approfondito. Grazie, grazie mille Grazie. Remo. La maratona prosegue. Remo, vi assicuriamo che tutto quello che ha detto è vero, anche se lui si occupa di falso. Partiamo da, diciamo, sempre da questa premessa. Ringraziamo molto Remo e introduciamo un ulteriore grazie Remo a presto. Intanto vedo che Silvia aveva appunto anche scritto nei commenti che questa posizione che mostri è molto simile alla posizione dello yoga, ne parleremo in altre occasioni. Grazie Remo. Chi introduciamo, Gabriele? Allora, adesso introduciamo cioè sempre un membro del team, ovviamente, di FACES. Tra l'altro, uno degli scopi surrettizi di questa notte dei ricercatori è capire come si pronuncia esattamente il nome del nostro progetto. Quindi presentiamo un membro del gruppo che però non è un ricercatore in senso stretto, cioè non si occupa di studiare il fenomeno del volto in prospettiva filosofica, semiotica, antropologica, ma è un tecnico. Però fa ricerca in qualche modo, se vogliamo, nel senso che fa
fare una ricerca, diciamo, non nel senso accademico stretto, ma come dicevi tu, in senso tecnico. Sì, cioè sostanzialmente, allora, nell'ottica più vicaria della sua funzione preziosa, ci aiuta a comunicare meglio alcune delle cose che facciamo, ma appunto sperimenta una serie, cioè sta sperimentando, ha già sperimentato, adesso ci parlerà e probabilmente mostrerà tutta una serie di sperimentazioni sostanzialmente rappresentative, visive, digitali di come possiamo parlare della ricerca che facciamo, di come possiamo comunicarla, di come possiamo provare ad immergere un po' di più le persone che questa ricerca dovrebbero fruirla, e quindi andando oltre la semplice lettura del paper o le semplici slide, ma anche il semplice video. E quindi introduciamo, se tu forse già lo stai inserendo, io L'ho adesso non sto appena controllando nulla, inserito, comunque ecco. il nostro mitico Roberto Gamboni. Roberto Gamboni, ufficialmente tecnico della ricerca di FACES. Roberto, microfono attivo, buonasera. Ti Sì, buonasera, mi sentite? sentiamo, come stai, Roberto? Grazie, bene, bene, tutto bene, grazie di questa opportunità di potermi esprimere anche come tecnico appunto della ricerca di fammi dire, no, scherzi a parte, grazie appunto, come ha introdotto bene Gabriele, appunto mi occupo della parte più tecnica di questo progetto FACES. E probabilmente mi hai dato uno spunto, Gabriele, sul fatto che anch'io in qualche modo possa essere un ricercatore, anche se non ne ho, come dire, le qualità tangibili per essere un ricercatore come classicamente viene inteso nell'università, ma in effetti è stata anche una ricerca il creare una mostra 3D, come vedete nella mia foto che ho alle mie spalle. Quindi una galleria d'arte interamente in 3D e virtuale. Sono seduto in realtà su un seggiolino virtuale della mostra. No, in realtà però Ah, tecnicamente si sei calato potrebbe. dentro proprio la mostra te Esatto, sono stesso. proprio dentro, seduto, esatto, all'entrata di questa galleria d'arte. Tra l'altro, in questa galleria d'arte che ho creato in queste settimane, farò appunto vedere le vostre immagini di cui avete parlato prima, le vostre ricerche. E questa cosa qui, di questa galleria d'arte, mi è venuta un po' così come idea, proprio per il periodo in cui stiamo vivendo, di questa pandemia che ci obbliga a far tutto ormai online, rapporti umani online, addirittura cene online, ognuno mangia a casa sua. Certo. Che la propria, insieme si brinda, magari si discute, si chiacchiera, e appunto i musei, le gallerie d'arte che sono chiuse al pubblico, quindi potrebbe diventare una cosa interessante, ecco, si può comunque visitare una mostra anche virtualmente, e creare tra l'altro una mostra personalizzata senza avere fisicamente uno spazio, quindi Certo. dover prenotare spazi, dover, come dire, allestire anche una campagna, come dire, no? Appunto, che nel lungo periodo, magari di settimane, di mesi, eccetera, ma è tranquillamente, come dire, creabile dal nulla. E un'altra cosa che secondo me è molto piacevole di queste creazioni, di queste gallerie d'arte, ma non solo, poi il 3D spazia anche in altri ambiti, ma è proprio che secondo me si crea anche un realismo, cioè nel senso è virtuale, ma sembra molto, molto, molto reale. Il divertimento sta nel creare tutto in modo molto, come dire, molto, non per ripetere la parola, ma appunto reale, tangibile. Nel senso, non so se si vede da questa immagine che ho di sfondo, ma il pavimento della mostra assomiglia molto a una reale moquette. Capito. I muri sembrano davvero, come dire, in calce, e secondo me questa è una cosa molto molto divertente, cioè si ricrea proprio la realtà 3D, e non si è più, come dire, si va un po' in confusione nel capire se sia una mostra vera o in realtà come dire, registrata dal vivo oppure creata totalmente dal nulla.
e secondo me anche potenzialità nella didattica, sia nella didattica universitaria che nella didattica anche scuole superiori, medie, elementari, perché si può, come dire, visitare una mostra come ad esempio la mostra di, non so, qua a Torino, ad esempio la GAM o anche il Museo del Cinema, ricrearlo in 3D e poter fare lezione, diciamo, come se se fossimo veramente sul campo, quindi diventa interattiva, come questa mostra sarà proprio interattiva, e si può cliccare, si può aggiungere addirittura presentatori virtuali che, come dire, camminano tra un quadro e l'altro, tra un'opera e l'altra, spiegando di volta in volta l'opera stessa, quindi secondo me delle ottime potenzialità. Grazie Roberto. Servirà a voi per mostrare. Diciamo che tu ci dai lo spunto anzitutto per dire che questo tuo progetto è sostanzialmente in fase di finalizzazione e verrà presto reso disponibile e fruibile nei nostri canali dal sito internet, che ripeto è facets-erc.eu e i vari canali social. Io ho visto la mostra in anteprima ed è anche interessante da un punto di vista accademico, di nuovo, cioè noi siamo come ricercatori sempre tenuti a rendicontare le nostre attività e lo facciamo con dei modi più o meno classici, ci viene richiesto di produrre delle rendicontazioni scritte, li dobbiamo caricare le nostre pubblicazioni in certi database e così via. In realtà quello che tu fai è creare un modo per rendere fruibili i frutti della nostra ricerca, gli oggetti che ci hanno interessati, a un pubblico più vasto e con un linguaggio diverso, perché visitare questa mostra, che come dicevi tu ha già i pregi di essere fuori dallo spazio fisico e quindi consultabile da casa, eccetera, vuol dire anche confrontarsi con quello di cui noi ci siamo occupati in tutto il primo anno di progetto, e questa è una cosa molto bella, perché vuol dire capire che cosa abbiamo pensato, imparare con noi alcune cose nuove. Infatti la mostra è costruita da te da un punto di vista formale, ma raccoglie immagini e commenti di tutti i ricercatori Facets relativamente al primo anno di ricerca. Questo è una cosa molto bella, secondo me, molto interessante da un punto di vista grafico. Tu sei un esploratore, diciamo, di queste forme mediane fra ricerca nelle torri d'avorio, come si diceva una volta, accademiche, e invece mondo civile. In realtà hai fatto per noi altre cose, hai creato un avatar di Massimo Leone, insomma ti occupi di questo tipo di lato più formale ma anche artistico, e insomma noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Grazie a voi dell'opportunità di realizzare queste virtualità. Grazie Roberto, perché grazie. Il virtuale è a tutti gli effetti reale. Grazie mille, e a presto. A presto, grazie. A presto. Gabriele, siamo rimasti in due. Se prima eravamo in quattro a ballare dalli galli. La filastrocca semiotica. Esatto. Sì, no, guarda, aggiungo solo una cosa velocissima sulle cose di Roberto, cioè che hanno a che fare, come giustamente dicevi tu, forse in primissima battuta e soprattutto con un discorso di quella che chiamiamo in universitariese terza missione, che poi è quello che stiamo facendo oggi con la notte, cioè cercare di spiegare non al revisore della rivista per cui ho scritto il paper, ma a uno che non necessariamente per sua fortuna deve sapere cos'è la semiotica, di che cosa ci occupiamo, però effettivamente avendo il tempo soprattutto, la forza e la concentrazione, quel tipo di ambiente lì sarebbe interessante anche da un punto di vista euristico in senso stretto, cioè uno ci potrebbe lavorare, ragionare, non dico per fare degli esperimenti perché è una parola grossa, ma insomma per capire come funziona la fruizione di uno spazio di quel tipo e quindi utilizzarlo nella ricerca e non solo per comunicarla, rappresentarla, però diciamo entrambe le cose sono ovviamente interessanti e sicuramente la componente di comunicazione e di divulgazione è più forte e è giusto anche valorizzarla. Che cosa dire? Noi in realtà siamo arrivati, Bruno, all'orario che ci eravamo prefissi per chiudere in qualche modo. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Ringraziamo i nostri 25 lettori per essere manzoniani.
Vedo che Antonio chiede: ma i nostri semi-boomers sono rimasti soli, ma loro che ricerche fanno in Facet? Ma questa è un'altra storia, è una storia che in qualche modo, se vogliamo raccontare molto in breve, ci vede innestati anche noi dentro il progetto, non soltanto come i Mike Bongiorno di questa situazione, ma effettivamente come ricercatori per il progetto. Lo dirò in due linee per non allungare troppo il brodo. Insomma, io mi occupo di cinema e di semiotica. Quest'anno la mia linea di ricerca principale è stata sul cosiddetto concetto di Uncanny Valley, che è una particolare sensazione di disagio che si prova quando si è di fronte a un volto artificiale che è molto vicino a quello di un essere umano, ma che ancora presenta dei tratti visivamente, per cui lavoriamo su molti fronti diversamente. Insomma, non mi autointervisto da solo perché mi pare male. Gabriele, non so se vuoi anche tu autodescriverti in 12 secondi e poi. E poi 3-2-1, sì, no, Esatto. dico veramente una tic-tac perché penso che chi abbia avuto l'ardire di seguirci è stanco e bla bla bla, e poi comunque era più divertente che noi Ma facessimo l'uno la certo. spalla comica dell'altro come al solito facciamo e facessimo parlare anche gli altri. Io vabbè mi sono occupato e continuerò ad occuparmi, credo principalmente di volto digitale barra stilizzato, quindi che cosa vuol dire? Tutto ciò che implica la presenza di un volto rappresentato nella comunicazione digitale, online, su internet, sui social, eccetera. Quindi tutto ciò che va dall'emoticon all'emoji ai miei amatissimi meme, di cui qua vedete un token, un simpatico Kanye West, sempre meno sorridente man mano che il tempo passa. E quindi diciamo la faccizzazione della scrittura o la scritturizzazione della faccia, sempre per usare queste cose chiastiche che ci piacciono tanto, e poi il senso del volto e soprattutto il senso del volto negato nell'ambito musicale, che è un'altra cosa che mi piace, che faccio, e quindi in che modo il volto, come probabilmente indizio di una forma di vita, si dà o si nega nel discorso musicale. E quindi musicisti anonimi, mascherati, musicisti truccati, musicisti che utilizzano la rappresentazione del volto in performance oppure nelle copertine dei dischi, un po' come i Daft Punk, di cui tu potresti essere un terzo cugino. Quarto cugino, Quarto ma cugino, cioè cugino di d'altronde, quarto grado, ecco. esatto, volevo dire quello. Mi stavo anch'io mascherando, diciamo, per chiudere la cosa, non proprio Daft Punkianamente, ma comunque, insomma. Un po' più, come ci dicevamo prima, un po' più produttore dubstep massimalista, metà anni 10. Per i tuoi riferimenti sì, per i miei riferimenti un po' più Notte del Giudizio. Come vedete, un singolo volto può diventare oggetto pertinente secondo molti rispetti. Chi è un semiotico avrà chiaramente capito cosa ho detto, per gli altri un volto può voler dire tante cose e Facets si occupa di provare a mettere ordine in queste tante cose. Grazie mille, Gabriele. Ciao. Questa era una puntata speciale di Semio Boomer dedicata a Facets, il progetto guidato dal professor Massimo Leone, progetto ERC. Consolidator, ringraziamo la notte dei ricercatori per averlo inserito nel suo palinsesto. Speriamo che vi siate divertiti. State bene, take care e ci vediamo alla prossima, vis-à-vis, faccia a faccia su questi schermi. Ciao. Grazie e buonanotte a tutti.